Noi non abbiamo al momento un'attività che riguardi persone singole, ma operiamo sempre attraverso le associazioni. La realizzazione di corsi per favorire l'integrazione linguistica, poi c'è la necessità nel momento in cui hanno bisogno di un'assistenza sanitaria di accompagnarli. Quindi voglio dire, è un percorso che non è facile delegare a persone singole. Se le associazioni riescono a mettere in rete un certo numero di persone, un certo numero di appartamenti o altro, e fare una proposta organica, fermo restando che le prestazioni sono indicate nel capitolato che è pubblicato sul sito della prefettura. Cioè, quando noi affidiamo, la gestione ad un'associazione, l'associazione deve fornire quelle prestazioni. Non possono essere delle situazioni estemporanee dove non vengono fornite quelle prestazioni. E quindi noi lo facciamo attraverso strutture organizzate.